Fiera di Bologna, SAIE 2012, eccoci qui nel settore H. Vediamo un pochino come procedono i lavori di montaggio dello stand. Sono le novità che ci mostrerai in questo SAIE 2012? Faremo vedere sia la parte già esistente sugli edifici in cemento armato, quindi sul calcolo delle strutture in cemento armato, poi faremo vedere la novità, cioè gli edifici esistenti, quindi la nuova soluzione H, il nuovo modulo per la progettazione degli edifici esistenti, che è un tema molto importante in questo periodo. Quindi ci sarà una presentazione molto scoppiettante, molto interessante, per cui sicuramente per i tecnici sarà interessante. Poi ci saranno le offerte, anche queste molto vantaggiose, per cui non resta ai tecnici che ci verranno a trovare, non resta che acquistare il programma. Bene, in bocca al lupo Antonello, grazie. Eccoci, siamo alla postazione P1, vediamo qui, ci sono le soluzioni relative all'antincendio, siamo qui con Franco. Ciao Franco. Ciao Nicola. Ci descrivi velocemente quali sono le novità di quest'anno, cosa presenterai in questa postazione? Come novità c'è l'aggiornamento della versione 7 di Antifocus, in cui abbiamo inserito nuove funzionalità, registro antincendio e piano di evacuazione di emergenza, e altra novità nella linea Impiantus, il modulo idraulico per la progettazione di impianti idraulici. Conosciamo già i moduli fuoco e gas per la progettazione di reti antincendio e impianti gas. Ok, grazie mille Franco, in bocca al lupo. Quindi in questa nuova versione di Primus CAD quali sono le novità più interessanti? Abbiamo introdotto delle nuove funzionalità proprio per quanto riguarda la parte CAD, e naturalmente H non poteva non aggiungere il computo metrico al disegno, creando così il disegno computo. Eccoci al teatro T5, siamo in compagnia di Patrizio che ci dirà quali saranno le novità di quest'anno. Ciao Patrizio. Ciao, ciao Nicola. Beh, quest'anno andremo a presentare il Certus EPS, il nuovo software H per quanto riguarda la redazione del DVR secondo le procedure standardizzate, procedure emanate dalla Commissione Consultiva Permanente in vigore dal 31 dicembre, quindi un nuovo obbligo per le imprese che entro quella data dovranno necessariamente produrre questo nuovo documento. Quindi nuove opportunità anche per i tecnici? Sicuramente nuove opportunità di lavoro, infatti noi proponiamo questo software come, da una parte come obbligo, dall'altra parte come una fantastica, diciamo, e vantaggiosa opportunità di lavoro per tutti i tecnici italiani. Ok, grazie Patrizio, in bocca al lupo. È la volta del teatro T6, siamo in compagnia di Giuseppe che ci dirà cosa presenterà quest'anno. Quest'anno avremo il Primus per quanto riguarda computo e contabilità dei lavori, poi avremo il Primus TO, che è il software per prendere direttamente da un disegno le misure metriche, quindi per fare un computo metrico in automatico, il Primus K, la novità per quanto riguarda il cronoprogramma dei lavori e il piano finanziario dell'opera, e poi il Primus for iPad, una grande novità perché Primus è il primo software di computo che sbarca sulla piattaforma iPad di Apple, quindi il Primus direttamente sull'iPad. Bene, grazie Giuseppe, in bocca al lupo. Crepi. Al workshop siamo in compagnia dell'ingegnere Antonio Cianciulli, il responsabile del marketing di H Software. Ciao Antonio, che cos'è Riqualifichiamo l'Italia? Riqualifichiamo l'Italia è una serie di incontri formativi che H propone qui al SAIE per spiegare ai tecnici italiani quali sono le nuove opportunità di lavoro che esistono oggi, attualmente, nel nostro settore. In breve tempo, in maniera molto diretta, i tecnici avranno tutte le indicazioni per poter usufruire delle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie, avranno indicazioni sulle riqualificazioni antisismiche, per le riqualificazioni energetiche, su come avere i contributi per le ricostruzioni per il terremoto, una serie di corsi formativi e di portali web su cui trovare tutte le informazioni. Quindi venite a trovarci per formarvi sulle nuove opportunità di lavoro che ci sono in questo momento. Grazie. 2012, la fine del mondo conosciuto. H Software quest'anno presenterà Edificius, il software destinato a cambiare il mondo della progettazione. Eccoci qui, siamo in prossimità del teatro T1, dove ci sarà appunto la presentazione del nuovo software H, del software più importante H.